mentre ci portavi sulle spalle, ci mostravi la vita che girava attorno a noi ed il percorso che avremmo dovuto seguire per non perdere mai la giusta direzione quando saremmo stati soli. Sono stati celebrati oggi nella chiesa del Crocifisso a Como i funerali di Luigi Fagetti, avvocato molto noto in città. Amici, colleghi, personalità cittadine, la Basilica, pur nel rispetto dei limiti imposti dal Covid, era gremita. Fagetti è scomparso all'età di 87 anni. Professionista noto e stimato, era molto attivo anche nel mondo della cultura e dell'associazionismo. Era stato, ad esempio, presidente dell'associazione ex alunni del Collegio Gallio. Infatti, il funerale è stato celebrato da padre Giovanni Benaglia, rettore del Gallio. Dopo la laurea all'Università Cattolica di Milano, Luigi Fagetti aveva iniziato a lavorare nello studio del senatore Lorenzo Spallino, diventando poi socio del figlio Antonio. Nel 1987 aveva aperto uno studio, dove dal 1992 è entrato anche il figlio Stefano. Tra le sue molteplici attività, negli anni 80, è stato anche opinionista di Espansione TV, oltre che collaboratore saltuario dei quotidiani della città, l'Ordine, la Provincia e il Corriere di Como.